Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Millennium Duels che affronteremo Francis. Ok ragazzi, come tutti noi sappiamo, siamo nella serie Zexal. Quindi adesso affronteremo la serie Zexal. Allora, io in questo caso non sono molto esperto. Ho voluto pure modificare un deck su Ala Nera, però ragazzi ho visto che non tanto mi convince, quindi preferisco non crearlo e lasciare così come il deck. Che queste le ho create io, quindi ci vuole del tempo anche per crearle. Non tanto ne ho voglia, ad essere sincero. Adesso, poi può darsi che più avanti farò anche dei deck nuovi. Però, allora, visto che io non conosco questo avversario, non conosco che deck lui avrà, io posso utilizzare. Ma va, facciamo fedele della luce. Ho tolto un po' il microfono, ragazzi, no perché sono stanco, ma perché io l'audio del gioco non ce l'ho. Quindi sento solo il rumore tic tic tic, quindi non tanto mi piace. L'ho tolto perché a me piacciono più le vecchie musiche di Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, quindi lì faccio una piccola modifica e aggiungo quelle altre, che è più bello da sentire. Ai miei gusti, eh. Comunque, evochiamo chi? Oh, un mostro in posizione di difesa e una carta trappola, va. Ok, attiviamo subito barriera fedele della luce e non me lo distrugge. Fessa di tua sorata. Cella branco acciaio, che roba è questa? Porca miseria. Ma delle carte spettacolari, mamma mia, non li conosco per niente. È già un mostro molto potente. Puoi scegliere come bersaglio una carta magia trappola controllata dal tuo avversario. La posizione di questa carta non può essere cambiata fino alla fine del tuo prossimo turno. Inoltre, cambia la posizione di questa carta che controlli, da scoperta in posizione d'attacco a scoperta in posizione di difesa. E se lo fai, distruggi quel bersaglio durante ogni stand pass. E non è mica facile. Niente, metterò questo in difesa, ragazzi, perché non so come altro difendermi, devo essere sincero. Porca miseria. Urlatore brancocciaio. Mai visto queste carte. Allora, proveremo ad attaccare. Ok. Ma non posso far niente. Ah, meno male mi è uscito il cagnolino qui. Almeno posso distruggere il mostro, perché mi sta facendo il mazzo quel mostro lì. Ah, bravo, così mi piace. Distruggi una carta, sì, questa qua. Ok, porca miseria, già ho evocato quel mostro lì? Mamma mia, evochiamo subito il nostro mostro qua. Ah, non ci credo. Mamma mia ragazzi, evochiamo subito questa qua, dai. Lila stregone fedele della luce. Puoi scegliere come bersaglio una carta magia trappola contro il tuo avversario. Però la posizione di questa carta non può essere cambiata fino alla fine del tuo prossimo turno. Inoltre la posizione di questa carta, facciamo attivazione, distruggiamo quella carta lì. Ok, cos'era? Infestazione, ma certo. Ok, la colpeggeremo a lei. Logicamente. Ah, non ha carte, ragazzi. Non ha carte. È proprio uno sfigatone. Ok, allora faremo così, eh. Evocheremo questa carta. Celestia Angelo Fedele, ok, ho recuperato ragazzi, ho recuperato. A botta di culo ho recuperato. Buco nero, ok. No, adesso fa di nuovo. Oh cavolo. Ai ai ai, 2200. No, non ci credo. Come cavolo è possibile?
No. Mamma mia, oh, mi ha impressionato questo suo modo di giocare. Allora, proverò di nuovo. E proverò di nuovo, sì, per forza. Fedele alla luce. Ragazzi, io proverò di nuovo perché mi ha proprio scioccato. Non so che carte siano. Ma sono veramente forti, eh? E per quello mi mette molto molto difficoltà. Adesso niente, proverò di nuovo a fare un duello con lui. Di solito non registro, ragazzi, i duelli persi, perché non ha senso far vedere come ho perso, o no? Quindi, però in questo caso ve lo faccio anche vedere. Allora, metterò. Per forza. Sì, uso questa carta qui e poi quest'altra carta qua, la trappola mettiamo lì, coperta. Ok. Attiviamo anche la barriera fedele della luce. E quel tifone spaziale mistico mi ha rotto la minchia. Urlatore, branco acciaio, ok. Allora, vediamo di distruggere una carta, eh. Distruggeremo questa qui. Cos'era? Boh, non so cosa sta combinando. Ok, l'ha fatto distruggere. A me questo interessava. Ok, evochiamo questa carta qui. E spero di... Allora, attiviamo l'effetto di questa carta, sì. Cosa vuoi distruggere? Questa qui. E questa qui. Perfetto. Infliggiamo i suoi life points. Ah, ma non ci credo, ma non ci credo. Addirittura. Porca miseria, ragazzi. Meno male che ho questa carta nella mano, perché veramente è incredibile. Attiviamo subito l'effetto l'onesto e così non ci sono stati problemi. Che sfiga, sono uscito per questo. Ok, faremo la stessa cosa di prima. Evochiamo questa qui di nuovo. Attiviamo l'effetto della carta. E distruggeremo le due carte coperte. Beh, qua c'è 2300, oppure qui c'è 2300. Quindi farò così, distruggere le due carte trappole. Non so cosa aveva lui, ma non mi può interessare. Quindi io per adesso lascerò così. Non attaccherò. C'è un'altra carta trappola. Allora, questa carta guadagna 300 punti per ogni mostro della luce con nome diverso nel tuo cimitero. Mi può dare un aiuto questa qua. No, proviamo ragazzi, che se non ci provo non faccio nulla qui, eh. Allora, con attacco lo dovrei sconfiggere. No, neanche. Però ho sconfitto il mostro, è quello che importa. Ah, richiamo del posseduto, cazzarola. Adesso... Mamma mia, che avvocato. Boh. Ah, ma ha delle carte in mano che fanno cagare. Allora, mettiamo questa coperta. Purtroppo devo fare così. Ok. Va bene, sono riuscito a batterlo, va. Questo pandemia d'acciaio qua, sto deck. Mai sentito. Ok. Prossimo duellante, non duellanto, Nelson Sparrow. Ok ragazzi, spero che il video vi è piaciuto, mi raccomando commentate, lasciate magari un like, vai, per questi video qua. Purtroppo ragazzi non li conosco i deck, non so chi sono gli avversari, se voi mi potete dare qualche consiglio io l'accetto volentieri. Ok, al prossimo video, ciao ciao.